Buonasera ragazzi e benvenuti alla puntata numero 6 della terza stagione di Senti chi parla, il web talk show che sta tenendo compagnia agli appassionati di modellismo ferroviario e non solo da ormai 3 stagioni, quindi grandi soddisfazioni e grandi, grandi numeri nel pubblico. Questa sera, come avete visto dal poster che ho pubblicato sui social, avremo una nuovità, una new entry all'interno dei nostri ospiti. Come già il mese scorso con la ditta pirata, abbiamo nuovamente un nuovo argomento da proporre agli appassionati, ovvero abbiamo gli amici di Treno Plastici d'Italia. Senz'altro tutti voi lo conoscono, questo gruppo, questa iniziativa, ma sicuramente fare un approfondimento con loro in diretta, potendo quindi fargli domande e soprattutto potendo conoscere in anteprima la composizione del treno del 2023, insomma, sarà un'opportunità sicuramente interessante. E nel frattempo si stanno già collezionando con noi in questo cinema virtuale i nostri affezionati amici, appassionati. Abbiamo Diego, abbiamo Stefano, abbiamo Francesco che oggi compie gli anni, quindi facciamo tanti auguri a Francesco, ma Francesco sarà con noi fra poco, quindi glieli faremo più da vicino sicuramente. Matteo, ciao Sergio, sei pronto? Non mi sto riferendo alla puntata. Prontissimo, prontissimo. In effetti io sono quasi in partenza per una scampagnata ferroviaria, quindi giusto il tempo di fare la diretta questa sera e poi scappare via oltreoceano. Ma di questo parleremo più approfonditamente quando sarò on location. Questa sera è la sera di Treno Plastici d'Italia, quindi mi raccomando, tenetevi pronti a fare un sacco di domande ai nostri amici e saranno in molti. Pensate, per la prima volta a Senti chi parla, avrò più di 5 ospiti, cioè 6, forse 7. Quindi abbiamo una grande, grande partecipazione e ovviamente ciascuno si dedicherà ad una parte di intervista, quindi avremo un alternarsi di presenze che sicuramente renderà piacevole ancora di più la serata che stiamo per affrontare. Saluto ancora qualcuno, Giorgio, Fabio, insomma tutti quanti i nostri amici che si stanno mettendo a seguire la nostra serata. Ricordo, mi raccomando, una cosa molto importante, questa sera verrà annunciato il treno della Treni Plastici d'Italia del 2023. Quindi, per chi non sa che cos'è questa iniziativa, in pochi credo non lo sanno, ma ne parleremo più approfonditamente con i nostri amici. Chi invece sa già di che cosa si tratta, ragazzi, carta, penna, mi raccomando, questa sera scopriremo qualcosa di inedito. Saluto l'amico Mauro, sempre presente. Ciao Mauro. Solo a me si blocca la diretta. Mauro, ma hai sempre problemi. Devi investire nella tua connessione internet. Non fare il genovese. Vabbè, insomma, lo dico io. Quindi, no, io credo che vada tutto bene, spero che vada bene anche agli altri. Datemi eventualmente un feedback sulla chat della serata, ma io confido che, non essendosi lamentato nessun altro, forse avrai qualche problema tu perché sei magari in zona d'ombra. Allora, mi dicono che sono io che ogni tanto mi frizzo, sarà il freddo che mi fa frizzare. Vabbè. Spero che sia un problema temporaneo. In effetti, poco e probabilmente questo sovraccarica un po' la linea. Ma direi che siamo arrivati al momento di fare entrare in questo nostro cinema virtuale i nostri amici che già sono alla porta pronti per esordire in Senti chi parla. Iniziamo subito da Carlo Costa, che è qui con noi in veste un po' di coordinatore di questa associazione. Ecco qui Carlo. Ciao carissimo, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Abbiamo poi anche l'amico Salvo Lobianco che invitiamo subito anche lui Buonasera a all'interno. tutti, ciao Sergio, grazie. Ciao carissimo, grazie, grazie a voi. Ovviamente il festeggiato Francesco Bochicchio che oggi compie anche gli anni, quindi mi raccomando, spedite tante, tante emoticons con le candeline perché se le merita. Non si chiedono mai gli anni, io di abitudine non lo dico mai, ma Francesco, benvenuto, vuoi dirci quanti anni compi? 26.
Mamma mia, fresco, giovane come l'acqua, perfetto. Ciao, buonasera a tutti, grazie mille. Ciao Francesco, grazie a te. Ovviamente l'amico Marcello che è Balsamo, che facciamo entrare subito anche lui. Buonasera a Benvenuto tutti. Marcello. Ciao Sergio, grazie. Grazie a voi. E lo staff non sarebbe completo se non ci fosse anche il nostro amico Tito Tordoni, direttamente dal suo laboratorio modellistico. Ciao Tito, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci qua. Manca in realtà ancora una persona di grande rilievo, il nostro amico Mario De Prisco, che ci raggiungerà, immagino, in corso di serata. Nel caso, sarà mia cura, ovviamente, farlo entrare con tutti gli onori del caso. Ma passiamo subito, prima, ovviamente, di entrare nel clou della serata, ovvero far sapere al mondo modellistico quale sarà la composizione del treno 2023, io inizierei con Carlo Costa, che potrebbe raccontarci la storia di questa iniziativa di Treno Plastici d'Italia, cercando quindi di raccontare come è venuta questa idea. Pronto, Sì, Carlo? Ecco. sì, io sono collegato. Mi sentite? Perfetto, forte e chiaro. Spero che tu non ti frizzi come dicono che mi frizzo io, ma credo che vada tutto bene. Io ti vedo bene. Bene, Avanti io tutta pista. innanzitutto volevo ringraziare Sergio per l'ospitalità e la visibilità che ci sta offrendo. Ci Poi mancherebbe, volevo grazie a voi della vostra ricordare una presenza. persona. Poi volevo ricordare una persona a noi del Treno Plastici, a noi cara, che purtroppo non c'è più, è Aldo Merli, e ci guarda da lassù. E poi volevo ringraziare, a nome di tutto il comitato, e spero che anche voi, diciamo, siate d'accordo con noi, una persona che stasera non c'è, ma che fa parte del comitato organizzativo, che è Riccardo Alberoni. E il plastico Sansatiro. Caspita, Detto ma un ciò, nome di rilievo nel mondo degli appassionati, quindi sarà l'occasione sì. magari la prossima volta di invitare, cioè di avere la loro disponibilità di poterli far intervenire. Esattamente. Per quanto riguarda, diciamo, la storia del Treno Plastici, il Treno Plastici è una manifestazione che si configura come manifestazione senza scopo di lucro, che è la cosa fondamentale. È una Certo. manifestazione che non consente speculazioni, nel senso noi non abbiamo nelle visualizzazioni su YouTube nessun tipo di monetizzazione, quindi non guadagniamo nulla da questa attività. Lo facciamo solo e esclusivamente per la nostra passione, per la nostra E la passione passione comune. muove le montagne, no? Quindi Es è assolutamente esattamente, un'ottima cosa. esattamente. Come d'altronde faccio io questo canale di Esatto, web talk show, ecco, quindi lo spirito è lo stesso, ottimo. esattamente. E com'è nata Partiamo questa da. iniziativa? Sì, stavo appunto dicendo, l'iniziativa parte da un'intuizione e un dialogo all'interno del bar della stazione di Verona. Ah, quindi eri in ambiente giusto, insomma. Sì, ero in ambiente giusto anche con una persona giusta, un mio carissimo amico di Palermo che molti conosceranno, che è Danilo Vitale. Col quale scambiavamo dei pareri a livello modellistico, dei pareri a livello anche di ferrovie reali, perché diciamo eravamo lì e parlavamo anche insomma della situazione delle ferrovie in quel periodo. Stiamo parlando del 2012, perché diciamo se dovessimo individuare una data precisa in cui è nato il Treno Plastici come idea, Sì. è il 27 di giugno del 2012. Ah, abbiamo quindi anche una data precisa, eh. Sì, Manca abbiamo una poco data. al compleanno numero 13. Esatto. Abbiamo questa data precisa, anche No, 11 perché. veramente. Ho detto 13, ma Sì. non mi avete corretto, non siete attenti, ragazzi. Sì, 11. no, 11, giusto, 11. Ok. No, che eravamo scarsi in matematica. E avevamo Ah, è anch'io, vedi? anche. Ecco, bravo.
E così tutte e due ovviamente da siciliani, io di Catania, lui di Palermo, sai, il discorso nasce, si fa la chiacchiera, si fa la battuta, eccetera, eccetera, e così parlando, chiacchierando, ma perché potremmo fare un evento con invitare tutti gli altri appassionati della nostra regione e fare un giro sui plastici virtuali, fare girare un treno tipo l'agricoltreno, tipo il treno verde, una cosa del genere. Certo. E questa è stata diciamo la battuta che ha scatenato il resto, perché Danilo è partito con questo, anno dopo anno, questo tipo di iniziativa. Sì, perché lui è partito che voleva organizzare questa cosa coinvolgendo solamente la nostra regione, quindi la Sicilia. E io gli sono andato a favore, ho detto, ma scusa, ma perché dobbiamo tenere la cosa solo ristretta alla Sicilia? Allarghiamola, certo, e espandiamola in tutta Italia. E quindi da lì non poi teniamola partito, isolata, si può dire così, esatto, parlando di Sicilia. Da lì poi è partita tutta la manifestazione, tutta l'iniziativa, andare, certo, anche a coinvolgere, certo, altre realtà associative, che ne so, il Museo di Trieste, tanto per fare un nome, oppure, non so, il gruppo Cento Porte, il Giorgio Botti, cioè diciamo tutti i modellisti che bene o male conoscevamo, certo, sia di persona sia tramite Facebook, abbiamo iniziato a coinvolgere in maniera tale da creare poi certo, l'iniziativa del treno plastici. Ovviamente negli anni... Interrompo, Carlo, sì, nel frattempo è arrivato il nostro amico Mario De Prisco, che voglio invitare un attimo al volo per poterlo salutare e ringraziare di essere presente. Ciao Mario. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a te. Noi abbiamo già iniziato per scaldare un po' il pubblico, così almeno quando tocca a te sarà più, più vivo. E... Avete fatto benissimo. Perfetto. Purtroppo allora avevo, perdonami se ti... concomitante, mi sono dovuto barcamenare, però ce l'ho fatta. Anzi, ti ringrazio che sei riuscito a tenere un po' di tempo anche per noi. Ti riduco subito a icona, che non è una cosa brutta, ma ti metto da parte temporaneamente, faccio continuare Carlo a descrivere quello che è la storia di Treno Plastici d'Italia, e ci rivediamo dopo con te. A più tardi. A più tardi, grazie. Ecco Carlo, abbi pazienza e ritorniamo operativi. Sì, dicevamo, quindi insomma è nata questa iniziativa così quasi per gioco ed è diventata una cosa seria poi alla fine. Sì, è iniziata per gioco e man mano ha preso un po' piede, insomma è stata apprezzata un po' ovunque, e si sono avvicendati all'interno del comitato organizzativo diverse persone e siamo qua, e siamo arrivati a iniziare, abbiamo diciamo bypassato i 10 anni di vita. E adesso, certo, incominciamo per quest'anno, saremo all'11ª edizione, anche se in effetti, calcolando che la prima edizione è stata nel 2013, quest'anno festeggeremmo teoricamente un ulteriore anniversario, perché l'invenzione del treno plastici è stata nel 2012, quindi l'anno scorso è stato un decennale. Quest'anno, sì, 2023, sarà il decennale, perché in effetti i primi video messi in onda sono stati messi nel 2013, quindi sono passati 10 anni dal primo video trasmesso. Diciamo, sì, che dalla nascita alla registrazione all'anagrafe sono passati un po' di anni, e quindi ora questo è il decennale da anagrafe, no? Sì, possiamo tranquillamente dire così. Ma... Sì. Prima di passare un po' ai criteri di questa iniziativa, vuoi raccontare a quello 0,3% che non vi conosce in che cosa consiste il vostro Treno Plastici d'Italia? Perché potrebbe essere che qualcuno non abbia mai visto, non abbia capito esattamente di che cosa si tratta. Facci un breve riassunto di quello che è Treni Plastici d'Italia. Che cosa vuol dire far girare un modello per i plastici italiani?
Allora, l'idea, diciamo, si può riassumere in questo modo. Prendendo spunto da un convoglio che funge da testimone, e da un ostico all'altro, per raggiungere una destinazione che va, o un anno va da nord a sud e un altro anno va da sud a nord. Questo, diciamo, è il succo proprio della cosa. Ovviamente, quindi gli appassionati vi mandano i loro video che raccogliete. Chi desidera, esattamente, i partecipanti si iscrivono a partecipare, effettuano le riprese sul loro impianto a casa, nei vari gruppi, sui plastici modulari, nelle fiere, quello che è, fanno il loro video, lo mandano a noi. Noi stabiliamo le date in cui questo treno virtuale viaggerà e apriamo i filmati a distanza, come se fosse a distanza d'orario, come se fosse un treno che realmente sta viaggiando per tutta l'Italia. Ecco, il questo trucco momento è avere la stessa. Ti sto un po' perdendo di segnale, Carlo, spero sia solo un mio problema. Forse anche lo sfondo che ti occupa un po' di banda internet. Comunque, ora sei di nuovo visibile. Posso anche proviamo. Quello, non ho problemi. No, era solo per riuscire, perché la frase non si è sentita. Mi sentite? L'ultima. Perfettamente. Avanti tutta, capitano. Ok, niente, brevemente il trucco della situazione è avere lo stesso convoglio, lo stesso treno. Nel corso degli anni, di questi anni, abbiamo... Il treno funge da testimone, è come una staffetta di atletica, si passa il testimone da un plastico all'altro. Perfetto, virtualmente, perché in realtà... Ognuno usa ovviamente i suoi modelli, ma certo. Esatto. Beh, è un'iniziativa fantasiosa e decisamente interessante, direi, perché è unica. Io non ho mai sentito altre cose del genere in giro, quindi effettivamente è un sistema semplice per cercare di far giocare altri appassionati, tra virgolette, modellisti. Che possono giocare con, cioè io posso giocare, io che sto, che ne so, in Sicilia, posso giocare benissimo con il mio amico che sta in Friuli o in Veneto o in Liguria. Certo. Ognuno fa il suo video quando vuole, quando può, quando si mette d'accordo con altri amici che gli possono fornire i modelli perché magari non li ha. Certo. Filmano il video sul suo impianto e partecipa alla manifestazione. Perfetto, ovviamente, direi che... ovviamente la cosa più bella è seguire possibilmente in quei giorni in cui noi andiamo in diretta, relativamente in diretta, dove diciamo pubblichiamo i video a distanza di grosso modo un 40 minuti l'uno dall'altro, in maniera tale da avere l'impressione che tu, spettatore, stai viaggiando contemporaneamente al treno, o sei sul treno o sei fuori dal treno, ma lo segui per tutta la durata del viaggio. Assolutamente. Beh, questa è, diciamo, una piccola aggiunta di realismo che sicuramente giova alla visione di questa interessante iniziativa. Beh, a questo punto direi che potrebbe essere interessante andare a capire meglio quali sono i criteri di scelta delle diverse composizioni o dei diversi treni. Se sei d'accordo, io farei qualche domanda agli amici Mario e Marcello. Quindi, assolutamente sì, grazie Sergio. Ti metto da parte, facciamo allora, perché qua dovete sapere, cari ospiti, caro pubblico, che devo giocare un po' con le presenze, perché ci sono più ospiti di quanti possa effettivamente fare partecipare. E allora, oltre che il regista, devo anche fare
quello che fa censura, che leva uno e mette l'altro a seconda dei momenti. Non potendo mettere in grande due persone contemporaneamente, lascio questa visione parziale, e quindi do il benvenuto, anche se l'abbiamo già fatto prima, ma rinnovo a Mario e a Marcello, e con loro parleremo dei criteri di Trenoplastici d'Italia. Ricordo che faremo questa sera la dichiarazione della composizione del 2023, quindi mi raccomando, se siete interessati a partecipare, e spero che siate in molti, rimanete sintonizzati, perché a breve verrà detto quale sarà il convoglio che è stato scelto per quest'anno. Ma prima di passare a questo aspetto sicuramente interessante e curioso, dicevo, parliamo dei criteri. Quindi io la prima domanda che da appassionato mi viene in mente è questa: con quale regola decidete il convoglio da sottoporre agli appassionati per una determinata annata? Avete dei feedback, delle richieste da parte degli appassionati, o è tutta farina del vostro sacco? Allora, diciamo che è tutta farina del nostro sacco. Ovviamente teniamo un orecchio desto, insomma, raccogliere eventuali spunti, ma insomma, che ci possono in qualche modo indirizzare. Ma tutto sommato, diciamo che ci assumiamo la responsabilità piena della scelta, che viene organizzata con un meccanismo abbastanza ben rodato. In pratica, la composizione del TPI che circolerà sui plastici partecipanti alla nostra manifestazione viene scelta dall'intero comitato organizzativo. Vengono organizzate una o più videoconferenze nella quale c'è la possibilità di mostrare immagini, condividere filmati, in modo che possa esserci una condivisione totale. Diventa un po' una specie di assemblea condominiale, vi azzufferete anche per la scelta. Ma beh, qualche volta è successo, qualche volta è successo. Vedi? Comunque, di base, abbiamo stabilito un turno fra gli organizzatori, per cui quando è il proprio turno, ciascuno presenta, o comunque c'è in mente, una rosa di convogli che intende proporre. Naturalmente in questa rosa ci sarà quella al primo posto e poi via via le altre. Certo. E quindi fate una vera e propria votazione per poterla scegliere alla fine. Sì, ovviamente sì. Anche se diciamo che siamo stati abbastanza fortunati, perché negli ultimi anni non è stato molto frequente dover fare una votazione formale, perché c'erano una divisione in partiti del comitato organizzativo. Insomma, da questo punto di vista siamo sempre stati abbastanza uniti. Ti dicevo che in questa rosa viene selezionato la prima proposta, viene discussa in modo da verificarne sia perlomeno per quello che è il nostro sentimento, insomma la nostra conoscenza del mondo fermodellistico, no? Quel convoglio che possa catturare la fantasia dei futuri partecipanti, e andando anche ad evidenziare se la scelta del convoglio può creare qualche problema di reperibilità diciamo che probabilmente vengono scartati i modelli che sono stati realizzati in serie limitate o cose particolari, magari non insomma, sul mercato. I prodotti artigianali di nicchia, insomma, ben difficile tirarli dentro al Trenoplastici d'Italia, ecco, possono fare da comprimari per i fortunati possessori sui convogli all'atere del Trenoplastici d'Italia.
Certo. E come dicevo, in genere il comitato organizzativo raggiunge l'unanimità su questa scelta, e che mi ricordo io pochissime volte si è dovuti passare a diciamo, una vera e propria votazione formale per Sì. Vabbè, insomma, questo vuol dire che dirimere siete anche un gruppo di delle amici questioni delicate. No, ma infatti questo vuol dire che siete anche un gruppo di amici ben assortito e che Penso avete che comunque la stessa visione delle cose. Questo è ci importante, lo credo. teniamo a questo aspetto, Esatto. anche perché la finalità, vorrei dire ultima per modo di dire, ma insomma forse è la prima, non l'ultima, è quella comunque di saldare i cifre tra i modellisti in modo tale da anche fugare lo stereotipo, no, del modellista che si nasconde in una cantina o in una soffitta, insomma, isolato dal mondo, è un po' Esatto, museo. esatto. Dobbiamo uscire dalle nostre cantine e dire a tutto il mondo che siamo appassionati, fare una specie di outing, come si dice adesso, ovviamente in sfera hobbistica, poi il resto sono affari di ciascuno, ma bisogna fare outing modellistico, questo è senz'altro un obiettivo e la vostra associazione, la vostra idea ne è un prototipo interessante, perché insomma, poi è come se faceste uscire dalle cantine degli appassionati il proprio modello e virtualmente lo faceste girare in tutta Italia, cosa che senza la multimedialità sarebbe impossibile se non a costo di lunghi viaggi con la valigia e le scatole dei modelli all'interno, insomma. E Quindi certo, siamo in un mondo social, ci dobbiamo adeguare. assolutamente. In effetti si dice che non è l'animale più forte a sopravvivere, ma quello più capace a ambientarsi e a modificare le proprie abitudini in base all'ambiente circostante. Anche il modellista, con questa vostra iniziativa, vediamo che si sta mutando e si sta ambientando al mondo social. Quindi, in questo caso, ben vengano i social, tanto criticati spesso, ma hanno ancora dei buoni propositi, quindi teniamoceli stretti. Quindi, Bene. ottima come spiegazione. Mi piacerebbe sapere anche negli anni, voi avete senz'altro proposto tante diverse composizioni che hanno preso più periodi di modellistici e di epoche. Non so, Marcello, ci vuoi dire tu qualcosa o continua Mario? Gestitevela voi questa parte. Ma negli Vai anni che cosa è Marcello, successo? ti do Quali volentieri composizioni la abbiamo parola. visto? Quali composizioni abbiamo visto negli anni? Marcello, hai il microfono disattivato. Microfono disattivato, lo potremmo doppiare in diretta, Allora, ma dovremmo essere veramente bravi, quindi direi che è meglio accendere il microfono. vorrei aggiungere a quello che ha detto Mario, che per noi è importante lo spirito, diciamo, di aggregazione. Quanti più plastici possano esserci che aderiscono all'iniziativa, per noi diciamo, lo scopo principale per noi è quello, quindi unire Certo. tutta la penisola. L'anno scorso siamo partiti, credo, da dove siamo partiti, Carlo? Da La Spezia? No, da Palermo proprio alla Spezia, esatto. Sì. Sì, da Palermo verso La Spezia. Da Palermo siamo alla Spezia passando, e quindi la scelta del convoglio chiaramente va anche, come ha detto anche Mario. Non cerchiamo di decidere di utilizzare dei convogli difficili da reperire, perché è chiaro che se è in ambito associativo magari il convoglio si riesce a comporre facilmente, Certo. perché io porto una carrozza, il mio amico un altro. Chiaramente un singolo privato, magari un modellista che ha più problemi. Noi tendiamo sempre alla massima, diciamo, Alla possibilità, condivisione. condivisione, sì. Quindi
Certo, è anche un interessante momento di aggregazione, perché io ho il Assolutamente sì, locomotore, tu hai le io. vetture, ci mettiamo insieme e facciamo la nostra cosa. Assolutamente Sergio, io sono di Palermo, faccio parte di un'associazione, tramite il Giorno Plastici d'Italia ho avuto l'occasione di conoscere tantissimi altri modellisti che magari avrei conosciuto tramite Facebook, ma così in maniera impersonale. Certo. Quindi si crea anche un rapporto umano tra le persone. Carlo Costa mi conosce, ci siamo visti l'altra volta in Veneto, Vedi? perché ci siamo visti una sola volta in Sicilia, però magari con Tito, con Mario e con Francesco ci incontreremo in qualche posto a scambio. Cioè, la bellezza, Sicuro. secondo me, è anche la parte, diciamo, umana, e nella condivisione di una Assolutamente. passione che è quella che è, e quindi come peculiarità deve avere un treno che nelle sue composizioni in questi 10 anni è stata più che altro una scelta spesso da, come dire, abbiamo scelto dei convogli iconici tipo le aree 601 o un treno storico, un Transeuropa Espresso o altre volte dei convogli un poco misti, Certo. rappresentativi magari dei colori che si sono avvicendati nelle ferrovie. L'anno scorso dell'Eurofima è una gran comfort, e quantomeno diciamo ci attestiamo a dei convogli che effettivamente abbiano circolato sulla rete nazionale. Ecco, Non... quindi diciamo che il criterio di reperibilità sul mercato viene chiaramente associato anche al realismo della composizione. Assolutamente, certo. Poi il realismo è chiaro che deve avere i convogli e poi li devi fare girare nei plastici, ed è tutta un'altra storia perché poi anche le manovre che fai, anche i convogli circolanti che farai con le precedenze cose devono essere chiaramente coeve al periodo di Certo. ambientazione, anche al convoglio che abbiamo scelto. Quindi questo in un regolamento che poi noi a tutti gli iscritti diamo, ci sono tutte le direttive per non fare falsi storici, per non fare, diciamo, tra virgolette, stupidaggini, diciamo, No, ma ferroviarie, è corretto. modellistiche. È chiaro che non tutti i partecipanti magari hanno una cultura, ma sono semplicemente un modellista che si vogliono avvicinare a questo mondo che non finisce mai, non per No, 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 modellismo. infatti. Io lo dico sempre che bisogna divertirsi, questo è lo scopo primario. Bisogna Poi se insieme al divertirsi. divertimento ci mettiamo anche un po' di conoscenza per fare cose più Esatto. realistiche possibili, è chiaramente un valore aggiunto. Poi uno può mettere insieme cose anche che al vero non si sono mai viste, però in un'occasione come questa è chiaro che essendo una cosa che viene diramata poi su internet è più bello che sia realistica, insomma. Godiamo di Assolutamente. più alla vista di una cosa realistica. No, Carlo assolutamente. vuole fare un intervento? Prego, prego. Volevo semplicemente ricordare due cose. Durante il periodo del Covid, questa attività per noi è stata fondamentale, il fatto di poterci Vero. riunire, incontrarci, parlare, discutere sui progetti futuri, eccetera, eccetera, è stato fondamentale. Per non cadere Certo. in depressione, te lo posso garantire. E la seconda cosa che mi va di ricordare è che il Treno Plastici dell'anno scorso, la scorsa edizione, è nato da una fotografia di un convoglio realmente circolato, più che circolato, manovrato, una fotografia di Franco Dell'Amico. Ah, quindi Che ce l'ha caso strano e gentilmente, poi ce l'ha salutiamo Franco che è un gentilmente, nostro carissimo ecco, amico ed è un esatto. grande, storico delle nostre ferrovie, Quindi quindi mi sento anche in dovere, a nome di tutti, di ringraziare ancora una volta Franco Dell'Amico per le certo. fotografie del Treno Plastici dell'anno scorso. Assolutamente, porteremo a lui in maniera virtuale questo tuo ringraziamento che è senz'altro gradito, assolutamente. E tornando a quello che dicevi tu sul Covid, effettivamente questa iniziativa è una delle vere motivazioni che ci hanno fatto superare questo duro momento che abbiamo dovuto sopportare. Quindi, al di là poi che sia questa o quella, ma avere un hobby, avere delle iniziative, avere dei contatti tramite questo hobby è senz'altro uno sfogo notevole. Quindi, che
che siano treni, che siano auto, che siano robot, che sia qualunque cosa, io dico l'importante nella vita è comunque avere un hobby, perché l'hobby unisce, l'hobby stacca la mente dai problemi, e questa iniziativa che vi siete creati, vi siete inventati, è stata sicuramente un'ottima medicina, quindi complimenti a voi che avete avuto questa idea già in tempi non di Covid, ma che sicuramente l'anno del 2020-2021 è stata sicuramente molto molto utile e interessante. Quindi ottima, ottima iniziativa, senza dubbi. Bene, quindi abbiamo capito come viene scelto il treno. Prima di passare a parlare della composizione del 2023, che ricordo al pubblico che verrà annunciata in esclusiva per Senti Chi Parla questa sera, quindi mi raccomando non andate via perché verrà data poi questa anteprima super, anzi ringrazio gli amici di Treno Plastici d'Italia per aver scelto questo web talk show per poter diramare questa informazione, insomma sono lusingato che mi abbiate preso in considerazione per questo. Io direi di passare anche ad un altro aspetto molto interessante, perché tante belle idee, tante belle iniziative, ma poi bisogna ottenere dei risultati. Quindi i risultati sono importanti per continuare ad avere quell'entusiasmo con cui si è iniziato tutto quanto. Io in questo frangente inviterei l'amico Francesco, che metto subito in posizione di rilievo, e lo mettiamo qua così, scusate, faccio il regista, sono un po' lento, ma il mio ruolo è più da presentatore che da regista, ma cerco di fare multitasking, cosa sconosciuta per gli uomini, ma già le donne riescono meglio. Quindi io ci proverò nel limite del possibile. Io vorrei chiedere a Francesco, quali sono i risultati di questa iniziativa, ovvero quanti spezzoni di filmati ricevete, come vengono poi messi insieme proprio a livello tecnico, le visualizzazioni, i successi, le soddisfazioni che avete avuto grazie a questa interessante iniziativa. Allora, il canale YouTube del Treno Plastici d'Italia è comunque molto 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 seguito, perché ad oggi ci sono 1800 iscritti, 355 video caricati e le visualizzazioni sono 637.231. Quindi comunque un risultato molto interessante, molto interessante. Decisamente. Vorrei soltanto dire una cosa prima di passare al resto, che comunque l'aspetto veramente divertente comunque di fare un video appunto per i Treno Plastici Italia è questo. Innanzitutto si parte dalla composizione. La composizione o la fa il singolo o la si fa insieme, la si fa in compagnia. Questo è un aspetto molto interessante, perché a volte non è che il singolo ha tutti i pezzi. Certamente. E quindi è molto bello che ci sia la collaborazione tra le persone. Poi noi riceviamo comunque moltissimi video. Diciamo che quello che noi consigliamo sempre è di sfruttare al meglio quelle che sono le potenzialità di un plastico, anche proprio l'ambientazione, tutti gli spunti che può offrire. Naturalmente quello che noi interrompo un attimo, scusami Francesco, abbiamo un intervento dell'amico Andrea Sottile, quindi occhio ragazzi che la FIMF ci guarda. Scherzi a parte, ringrazio Andrea per essere qui con noi e dice se avremo tutti questi modelli oppure dovremmo partire a fare gli acquisti. E beh, dipenderà dalla collezione di ciascuno, ma sono sicuro che i nostri amici avranno scelto modelli che probabilmente avranno già nella collezione. Non si può dire niente, non si può dire niente adesso, perché poi cominciamo subito, anche perché sennò gli altri membri con me mi uccidono in questo caso. Assolutamente. Comunque, però, a breve si saprà, dai. Però la cosa importante, secondo me, ma poi secondo me siamo d'accordo tutti su questo, è che la cosa bella è quella comunque di partecipare insieme, anche per fare la stessa composizione. Correggetemi se sbaglio, però insomma, quella poi è la cosa... Non è vero, è bella, vero. Ecco, insomma, qualche consiglio pratico, nel senso per fare i filmati, quello che comunque noi ci sentiamo di consigliare più spesso è quello di evitare, nel senso di fare più volte l'inquadratura del transito di un treno nello stesso punto,
Certo. Soprattutto di evitare, diciamo, nelle riprese di fare qualche di inquadrare, per esempio, che ne so, degli oggetti da lavoro, tipo dei cacciaviti, dei pennelli, oppure sì. di riprendere il soffitto della stanza, laddove, diciamo che devono cercare di fare la ripresa come se fossero a fare un vero appostamento lungo la linea, quindi sì. tagliando via i bordi di fine plastico, no? Sì, perché poi diventa molto divertente, ecco, poi alla fine. Poi, naturalmente, per chi ha molta dimestichezza, è molto bello anche poter inserire i suoni, diciamo, del treno vero, ecco, insomma, certo. dove è possibile. Eco, tutto qua. Diciamo, e come questi... video, dal punto di vista tecnico, accettate qualunque tipo di formato o avete delle preferenze? Diciamo che cerchiamo di, cioè chiediamo sempre il massimo, la massima risoluzione possibile, perché poi così su YouTube si può apprezzare al meglio, diciamo, la qualità dei filmati. Per esempio, adesso è entrata la tecnologia del 4K, che ci sono comunque dei programmi e delle fotocamere che consentono di usarlo, per cui diciamo che è il massimo, poi, naturalmente, che certo. c'è adesso a disposizione, ecco. Per cui diciamo che si richiede il massimo, ecco. Ok, poi a degradare la qualità si fa sempre a tempo, ma quando è alta è meglio, insomma. Sì, assolutamente. E quindi quanto tempo richiede, così per curiosità, raccogliere tutte queste immagini, metterle insieme, fare un qualcosa di coerente, come dicevate prima, anche a livello cronologico di tempi e di geografia? È un lavoro che sembra banale, ma sono sicuro che non lo è. È un lavoro che richiede molto tempo, anche perché poi noi in corso d'opera, come comitato, cerchiamo di... Grazie Pietro. Cerchiamo comunque di vedere comunque come viene in anteprima, diciamo, la manifestazione, ecco, per dire, cioè, se c'è una coerenza, ecco, insomma, ok? Cioè, se c'è una coerenza nel percorso che attraversa il Treno Plastici d'Italia, poi gli altri, diciamo, miei colleghi intervengano e mi correggano se sbaglio, ecco, insomma. Però diciamo che noi in corso d'opera cerchiamo sempre di vedere i passaggi, diciamo, tutti i passaggi per la realizzazione della manifestazione. Cerchiamo proprio di curare, ovviamente nel limite del possibile, ogni particolare perché la manifestazione, insomma, riesca al meglio. Assolutamente. Hai detto una parola magica, coerenza, perché purtroppo tante volte vediamo dei plastici bellissimi, con dettagli eccezionali, tecniche costruttive sublimi, ma ahimè, magari il treno sfreccia 254 km all'ora quando magari una piccola loco tender con due corbellini, oppure anche una coerenza temporale di alcuni particolari, dettagli che comunque per un pignolo sono fondamentali. Ora è vero che bisogna anche, come dicevo prima, divertirsi, chiudere un occhio, ma più precisi e coerenti si riesce a essere, migliore sarà il risultato, quindi non si sbaglia mai a essere coerenti. Ma poi soprattutto, cioè, la cosa quella più interessante secondo noi è anche quella di sfruttare al massimo quelli che sono le potenzialità dei plastici, cioè nel senso ogni plastico ha una sua peculiarità, va sfruttata. Certo. E a livello di inquadrature, io vedo che spesso i plastici vengono inquadrati dall'alto verso il basso, perché vengono visti ad altezza uomo, no? Ma hai dei suggerimenti di inquadrature, al di là di farle diverse una dall'altra, come spiegavi, ma più laterali, più dal basso, hai qualche idea da poter dare ai nostri futuri partecipanti? Generalmente, diciamo, sono preferibili le inquadrature ad altezza uomo, cioè generalmente, cioè inquadrature ad altezza uomo, diciamo, sono sempre le migliori. Però, naturalmente, poi questo dipende dalla fisionomia del plastico, ecco. Secondo me, questo è un mio giudizio personale, attenzione, è molto interessante anche ragionare da fotografi ferroviari, o certo. per dire anche come te, Sergio, che fai video, naturalmente, fai video, Sergio, non lo sapevo. Fai video, sì, forse. Così nei ritagli di tempo, quelle 20 ore al giorno. Cioè, secondo me bisogna ragionare in quei termini lì, cioè come una persona fa una foto a un treno o come farebbe un video a un treno vero,
secondo me, nel limite naturalmente del possibile, perché stiamo parlando sempre di treni in miniatura. Però è bene ragionare come faresti un video, una fotografia a un treno vero, secondo me. Giusto, giusto. Nel limite del possibile, certo. Dando anche possibilmente una buona luminosità alla scena, senza però sparaflesciare luci che poi fanno sembrare tutto di plastica. No? Certo, assolutamente. Quindi, ne parlavo giusto qui a Senti Chi Parla con l'amico Sbrugnera qualche puntata fa, che poi uno può fare il plastico più bello del mondo, ma poi bisogna anche saperlo fotografare, perché un lavoro fantastico può essere rovinato da una pessima fotografia. Quindi anche in questo caso bisogna avere qualche, diciamo, malizia nel riuscire a far rendere al meglio il proprio impianto. Sono sicuro però che gli appassionati hanno ben un minimo di cultura base, perché chi di noi non è mai stato a fare foto video a un treno, dai? Quindi insomma è sicuramente un obiettivo raggiungibile, non credi? Sì, ormai noi tutti oggi facciamo comunque foto video ai treni, ormai, cioè... Certo. Per carità, una concorrenza spietata. Impariamo sempre, ecco, insomma, perché comunque non è che comunque siamo degli espertoni, ecco, comunque, naturalmente. Bisogna sempre imparare, però uno... Io faccio professione di modestia, non sono un espertone e chissà se mai lo diventerò, però nel senso si può sempre imparare, migliorare, eccetera. Non è chiaro, e la condivisione di questo hobby con anche la vostra iniziativa può essere anche di ispirazione per altri, vedere che inquadrature hanno fatto gli altri per dire: ah, guarda, questa la posso fare anch'io sul mio impianto, quindi la prossima volta la copio. Quindi bisogna anche sempre ispirarsi ai lavori degli altri per obiettivamente capire se il proprio è migliorabile oppure no. Questo è importante, no? Bene, bene. Allora, grazie anche del tuo contributo più tecnico, no? Ma tu sei l'uomo multimediale, anche quando fate le interessanti serate del Treno Club Savona, tu sei un po' il regista di tutto quanto, quindi era ovviamente doveroso dare a te la parte più tecnica di questa serata. Grazie. Sarei curioso però di parlare anche con l'amico Salvo di quelle che potrebbero essere le curiosità, che cosa è successo negli anni, dove si può comunque andare a vedere anche quello che è già successo nelle annate precedenti, e capire se mi puoi raccontare anche qualche aneddoto, qualche fatti e misfatti, no? Dicevano una volta in TV, quindi hai qualche curiosità che può essere interessante per aiutare gli appassionati che intenderanno partecipare e per magari fare sorridere chi ha già partecipato? Assolutamente, è chiaro che un'iniziativa che ha ovviamente alle spalle 10 anni di video raccoglie anche aneddoti e curiosità. Certo. Però ecco, all'inizio vorrei focalizzarmi proprio sulla domanda che mi hai fatto, su dove poter effettivamente seguire l'iniziativa. Sì. Abbiamo parlato degli aspetti tecnici, però credo che a molti interessi anche questo. Allora, noi abbiamo diversi canali. Chiaramente il canale preferenziale è quello di YouTube, dove vengono di volta in volta caricati i video, come aveva detto Carlo, con una traccia oraria ben precisa, che viene chiaramente decisa da noi in anticipo, a simulare quelle che sono le tappe del treno. Questi video vengono ovviamente replicati anche sul nostro canale di Facebook, sulla pagina Facebook, e quindi c'è sia appunto il canale YouTube che la pagina Facebook, dove ci si può ovviamente iscrivere sia al canale che alla pagina Facebook. Ovviamente invito tutti a iscriversi e a attivare anche, insomma, le notifiche. Certamente, anzi ragazzi, iscrivetevi alla pagina, perché solo iscrivendovi, facendo numero, i numeri chiamano numeri, quindi mi raccomando, importantissimo. Iscrivetevi alla loro pagina e poi magari dopo, se avete piacere, anche a quella di Senti Chi Parla. Ma di questo ne parleremo più avanti, ora lascio spazio a Salvatore. Assolutamente. Per quello che riguarda le curiosità, io vorrei un secondo aprire una piccola parentesi, perché molti ci chiedono, ma i video, come vengono effettivamente poi, quali video vengono scelti, quali video non vengono scelti, quali vengono effettivamente poi pubblicati. Ovviamente noi veniamo inondati di video,
Quanti ne ricevete, così per dare un numero indicativo? Ma ci sono state edizioni dove abbiamo sfiorato veramente numeri, non dico 50, però siamo arrivati sicuramente a 30-40 video. Però non possiamo ovviamente pubblicarli tutti, anche perché, come ha anticipato Mario, c'è un regolamento che va rispettato più che altro per permettere un'amalgama fra i vari video, sia dal punto di vista dell'epoca, ma soprattutto anche dal punto di vista del montaggio del video stesso. Certamente. Quindi una delle curiosità è che molti dei video che riceviamo non sono mai andati in onda, ad esempio. Ci vuole, ahimè, anche se è brutto farlo, ma bisogna anche selezionare, perché ovviamente, un buon prodotto ovviamente deve essere fatto da ingredienti di qualità, no? Quindi ovviamente, non che non siano di qualità, però purtroppo non soddisfacevano alcuni dei criteri presenti nel regolamento. Certo. Un'altra delle curiosità è, per esempio, quella che negli anni le composizioni sono state varie, hanno spaziato praticamente su tutte le epoche, dall'epoca, ovviamente epoche sempre dove il materiale è reperibile, per carità, non potremmo mai fare un TP di epoca 1 o epoca 2, ahimè. Però mi piace ricordare, per esempio, l'edizione dove venne proposto un treno composto completamente di Ale 601, dove ad esempio poi si intervistò persino il macchinista che aveva effettivamente condotto quella composizione sulle linee FS. Ecco. Oppure ancora l'edizione dove il treno Plastici Italia era semplicemente una carrozza 59. Ecco, quella forse fu composizione minima. Sì, esatto, però fu un'edizione che ci impegnò particolarmente, perché l'idea fu quella di creare una carrozza che veniva di volta in volta agganciata alla composizione che ogni modellista sceglieva. Ah, ecco, quindi era, diciamo, un addizionale al proprio convoglio preferito. Esatto. E si creò addirittura, questo proprio un dietro le quinte, si creò addirittura una scaletta nella scaletta dove il modellista che precedeva o che, diciamo, quindi il modellista che precedeva e che seguiva i vari modellisti dovevano coordinarsi tra di loro per far sì che la composizione che fondamentalmente arrivava sul plastico fosse esattamente quella del plastico precedente, e poi con varie manovre ovviamente la carrozza veniva agganciata alla nuova composizione che proseguiva il viaggio sul plastico successivo. E quindi, era una complicazione più che una semplificazione. Assolutamente. E quindi sicuramente lì ci fu parecchio lavoro, parecchio coordinamento con, certo, tutti i partecipanti. È mai capitato che qualcuno, scelta una composizione, vi mandi la medesima e corretta ma in un'altra scala? Allora, devo dire la verità, e ovviamente è capitato, e ti dirò di più, chi ha seguito il Treno Plastici Italia l'anno scorso forse non avrà fatto caso, perché chi ha il plastico era veramente fatto bene, ma c'era anche un plastico in scala M. Pensa. Quindi l'occhio è stato ingannato dalla pregevolezza di questo lavoro, insomma. Assolutamente. Chiaramente noi non chiudiamo le porte alla differenza di scala, purché, ripeto, i video mantengano le regole della scaletta che noi diamo. Però è chiaro che purtroppo nelle altre scale il materiale ovviamente non è così reperibile come nell'H0. Eh sì, purtroppo, soprattutto con l'italiano, anche se ora al mercato abbiamo visto, anche con le interviste nelle puntate precedenti, anche con Pirata, ci stiamo fortunatamente dotando anche in scala N di modelli italiani, ma la strada è ancora lunga, anzi la ferrovia è ancora lunga, quindi vedremo in futuro senz'altro. Sergio, un ultimo appunto su un altro treno Plastici, esattamente quello del 2015. Sì. Mi preme farlo perché, come diceva Mario, no, noi abbiamo sempre un orecchio teso verso i modellisti, verso i suggerimenti, quello che più o meno anche offre il mercato, eccetera. E molti ci hanno chiesto ultimamente di spaziare un po' sulle epoche più moderne.
Ecco. Però, appunto, mi preme ricordare che proprio nel 2015 addirittura fece la comparsa una cuccetta XMPR e delle carrozze Giubileo, quindi... Quindi XMPR ha, diciamo, è sbarcato anche a Trenoplastici d'Italia. Esatto. Con, ovviamente, la felicità di Carlo, ovviamente. Questo è un altro dietro le quinte. ecco, corretto. Beh, bisogna accontentare un po' tutti, ma... è ovviamente indispensabile trovare composizioni che siano le più presenti possibili negli armadi e nelle vetrine degli appassionati, quindi se tu chiedi a 10 appassionati ti chiedono 12 composizioni diverse, quindi io immagino che ci sarà sempre chi è scontento e chi è contento, ma sono sicuro che il pubblico capirà che sono scelte difficili da fare, ma come dicevate voi prima devono essere scelte con dei criteri e quelli sono, no? Non si può fare sempre contenti tutti, no? Sì, anche perché l'idea è quello di un treno che viaggia da sud a nord e da nord a sud, quindi puoi capire bene che, diciamo, per esempio, nell'epoca quinta viene difficile fare un treno Plastici Italia con un minuetto, diciamo, sarebbe poco credibile, ad esempio. Certamente. Ad esempio. Certamente. Per quello che riguarda invece l'iscrizione... Sì, ecco, racconta come uno decide di partecipare, come fa? Cosa deve fare come primo passo? Chiaramente il primo passo è quello di essere fermodellisti, giusto? Vabbè, quello lo diamo per scontato, e di avere un plastico, ovviamente. Esatto. E successivamente può inviare la sua candidatura alla mail del Trenoplastici, che ovviamente si trova sia su tutti i nostri canali, ma qui ripeto è Trenoplastici. italia@gmail.com. Perfetto, quindi scrivete a questa mail che vorrete partecipare all'iniziativa, no? Esatto. Ripetilo l'indirizzo prima che qualcuno chieda di ripeterlo. L'indirizzo è trenoplastici.italia@gmail.com. Perfetto, quindi avete preso nota, poi comunque la trovate anche sui siti dove vi ha detto Salvatore, quindi chi vuole partecipare sa qual è il primo passo. E poi dopo cosa succede? Ovviamente in queste mail bisogna specificare nome e cognome, il nome del plastico, perché molti magari presi dalla foga scrivono la mail, ma poi non sappiamo effettivamente a chi, esatto. A chi fa riferimento. Se ti scrivono, sì, partecipo, e finisce lì. Esatto. Immagino. Successivamente, facendo riferimento alle date che noi pubblichiamo, ovviamente in tempo utile, sia per quello che riguarda la scadenza di consegna video, che poi di solito noi siamo abbastanza larghi, ovviamente cerchiamo di venire incontro a tutti, bisogna preparare il video e successivamente inviarlo in base al volume anche di giga che il video può occupare, tramite i vari canali che tutti conosciamo, insomma, per inviare grossi allegati sempre sulla mail del Trenoplastici. E abbiamo già queste date per il 2023, proprio un attimo prima di dare la composizione, che ci siamo quasi a svelare quale sarà la composizione del 2023, ma incominciamo a parlare delle date. Abbiamo già un calendario? Sì, abbiamo un calendario e vorrei che le date le dicesse Carlo. Proprio. Allora lo mettiamo subito sul mega schermo. Esatto. Vediamo un po'. Carlo, raccontaci un po' il calendario dove dobbiamo mettere le crocette quest'anno. Allora, il comitato organizzativo del Trenoplastici individuato come data, termine ultimo, scadenza per l'invio della mail per partecipare. La data del 15 ottobre. Quindi, io direi, quindi cominciate a segnare data dopo 15 ottobre. Bisogna rimandare al 24 come no? Data sì, esatto, dopo 15 ottobre. La data invece per il termine di invio dei filmati, il 15 novembre. Ok, quindi un mese dopo. Mentre esatto, tu non è che devi fare che fai
la domanda di iscrizione l'ultimo giorno e mandi il video l'ultimo giorno. Bisogna anche un attimino cercare di prepararsi per tempo, cioè magari giri il video in estate o giri in video anche al limite nel corso di una pausa, nel corso di una manifestazione, una fiera, una mostra, certo, quello che è. Anche perché poi, se abbiamo l'anteprima della composizione, c'è tutto il tempo per arrivare al 15 ottobre già preparati col materiale in casa, quindi di tempo direi che ce n'è a sufficienza. Esatto. No, hai il 15 ottobre, hai il tempo per decidere, ma che fa, partecipo o non partecipo? Ce li ho i convogli, ce l'ho con qualcuno che mi presta i modelli, o ho un plastico dove andare a fare un filmato? Ecco, questo certo, è lo spirito. La data ultima per l'invio dei filmati, dei lavori, l'abbiamo stabilita il 15 di novembre, esattamente un mese dopo dal termine ultimo per iscriversi a partecipare. Ok. Mentre la manifestazione aprirà, darà il via al Treno Plastici 2023, a cavallo del weekend dell'Immacolata Concezione, cioè dal 8-9-10 dicembre, sì, saranno i primi tre giorni, i primi di dicembre avremo il treno che circola in tutta Italia. Beh, quindi direi che i tempi comodi li abbiamo sicuramente, quindi una volta saputa la composizione, e fra pochissimo ve la sveleremo, non si può far altro che mettercisi a divertire e a comporre la propria composizione per poi mandarla agli amici di Treno Plastici d'Italia. Queste date sono indicative, ancora non sono definite fino all'ultimo, nel senso abbiamo inserito queste date, le stiamo comunicando nel corso della tua trasmissione, però sono date, diciamo così, provvisorie, ecco. Probabilmente scriviamo le matita sul calendario eventualmente. Esatto, probabilmente verranno confermate, ma non è escluso che possano essere variate, ecco, certo, modificate. Dove verranno ovviamente confermate? Verranno confermate sui vari siti, verranno confermate sulla pagina ufficiale, sul gruppo ufficiale, con un comunicato su YouTube e ovviamente su tutti i profili dei nostri, diciamo, organizzatori e dei gruppi, certo, che fanno riferimento agli organizzatori. Quindi ovviamente Mario De Prisco sul gruppo Fremo Calabria metterà l'annuncio anche lui delle date ufficiali, certo, cosa che farà anche Francesco per il Treno Club Savona e via discorrendo. Insomma, il meccanismo. No, ma certamente i canali per dare informazioni ci sono tutti e non mancheranno, quindi di arrivare a destinatario queste informazioni. Beh, direi che la tua spiegazione è stata più che chiara e io ti sento con un po' di ritardo, sospetto che tu sia già come in collegamento da Houston, c'è quel minimo di ritardo del satellite. E ti sento. Ma chi è in collegamento da Houston? No, tu, perché io personalmente ti sento un po' in ritardo, quindi secondo me se levi lo sfondo dietro vediamo i grattacieli e lo skyline di Houston. Comunque, scherzi a parte. Aspetta che tiro via tutto quello che vuoi, tiro via tutto, dai. Tranquillo. Perché qualche volta la voce si blocca e ovviamente si blocca sempre sul più bello del discorso, no? Quindi poi rimaniamo col dubbio di aver capito bene oppure no. Eccoli, c'è la nebbia oggi a Houston, guarda che nebbia. Allora, va bene. Dimmi se non avete capito qualcosa, casomai lo ripetiamo.
No, no, ma tutto chiaro. Se non si è capito chiaro, qualcosa, casomai lo ripetiamo. Assolutamente, okay. Assolutamente. No, no, dicevo, più che altro che le date verranno poi confermate nei siti che ciascuno di noi, ciascuno della vostra, del vostro entourage, diciamo, gestisce per cose sue, per appunto Francesco per il Treno Club Savona, Mario per il Fremo Calabria, eccetera, eccetera. Quindi le informazioni verranno confermate, ma intanto abbiamo già dato in linea di massima quello che potrebbe essere il calendario. Sì, no, scusa Sergio, dimenticavo dire che ovviamente anche noi come Trenoplastici d'Italia abbiamo sempre aperta una chat di Messenger che è Amici del Trenoplastici d'Italia. Quindi anche lì pubblicheremo, lo abbiamo come canale, diciamo, di comunicazione diretta con i vari appassionati, partecipanti e non, certo, per comunicare eventuali date ufficiali, aggiornamenti e quant'altro. E ora direi che è arrivato il momento tanto atteso dagli appassionati, perché potrebbe essere proprio giunto il momento di dire quale sarà la composizione del treno Trenoplastici d'Italia 2023. Io questo grande onore lo cederei all'amico Tito, perché mi sembra una persona di grande presenza che potrà quindi dare questa notizia in maniera roboante. Sei d'accordo, Carlo? Dirige l'orchestra il maestro Tito Tordoni. Assolutamente. Assolutamente. Perché saremo e saremo, no? Ecco qui Tito, allora noi ti abbiamo tenuto un po' da parte per tutta la serata, no, perché sei arrivato nel momento clou, quello che tutti aspettano dall'inizio, e noi in maniera un po' sadica abbiamo ovviamente tenuto questa informazione proprio per la fine della puntata. Ma secondo me era doveroso... Sennò che divertimento c'è. Infatti, secondo me era doveroso creare un background per capire che cos'è Treni Plastici d'Italia, come è nata, come funziona, come si è sviluppata. E adesso, insomma, è arrivato il momento di dire quale sarà la composizione del Treno Plastici d'Italia per il 2023. Vuoi dare già un indizio o vuoi proprio dirla così? Faccio l'annuncione al mega direttore, la composizione sarà... esatto. No, faccio una piccolissima, brevissima premessa per dire che, come mi hanno preannunciato anche gli altri, la composizione, diciamo, è un qualcosa che nasce nel nostro excursus personale per quanto riguarda la storia modellistica che abbiamo vissuto fino adesso. Mm-hmm. Quest'anno naturalmente toccava a me questa spada di Damocle per scegliere la composizione, quindi è colpa mia. Sì, si lamenta con me, poi io so grosso, poi vediamo quando... Esatto, secondo me questo è già un filtro per la mente. Sì, sì, d'accordo. Non ho dubbi su questo. Bene, avanti tutta. Quindi ecco, diciamo, una composizione questa qui che ci avevo in mente da ben 5 anni, quindi non è che ci ho avuto grossi... perché è una cosa, diciamo, come dicevano gli altri, abbastanza iconica, che a me, almeno della mia generazione, penso che siamo tutti la stessa età, quindi... Ci ha segnato della Big Boy, vero? Giusto? Sì, contaci, guarda. Gli indizi sono forse no? L'indizio è che tutto il convoglio forse ha le ruote della Big Boy, ha lo stesso numero di assi. Ok, vabbè, ci avviciniamo già, dai. Ecco, no, dicevo, una cosa che ci ha segnato, almeno me che ho 43 anni, mi ha segnato fin da bambino, e ecco, diciamo, è un treno che è rimasta nel... diciamo, è una cosa cinematografica. Così diamo già il primo indizio. Dice, da bambino, fatevi un attimo i conti. Che tutti più o meno possiamo aver visto, quindi un treno che sì, noi conosciamo. Sicuramente tutti avete visto, se non l'avete visto state mentendo spudoratamente. Bene, bene, ma sono sicuro che l'avremo visto, perché chi di noi non... ha cambiato canale quando in TV c'è un treno? Nessuno. L'ha visto, ha cambiato canale, sale battuta a memoria soprattutto. Perfettamente. Esatto, sale battuta a memoria. In memoria. È in epoca 5, diciamo, per...
Altre qua ci sono già delle proposte. Matteo, che saluto, mio carissimo io amico. Non è che volevo... No, Matteo all'Oriente Espresso, guarda, lo lascio felicemente a Francesco quando sarà il suo turno. Io non è che volevo dirlo, però cioè, me la stava servendo su un piatto d'argento. Cioè. No, io all'Oriente Espresso purtroppo, cioè, sa, questi treni abbastanza di lusso non andiamo d'accordo. Il mio è un treno più molto più povero. E poi uno faremo i conti più tardi. Sì, 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 contaci. Ci vediamo a quattro occhi. È il mio, è il classico sposta poveri proprio della, lo sposta della poveri, situazione. Ho capito. Dai, che ci stai tenendo sulle spine. Sì, sì. No, c'è una composizione, quest'anno c'è una composizione che va bene per tutti i plastici, quindi trazione diesel. Ah, ok. Premetto... americano, no? Giusto? Sì, 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 uguale, va bene. Ok. Premetto che, come hanno detto gli altri, scusa, faccio un attimo questa piccola precisazione. Sì. Essendo un materiale comunque sia composto via da materiale abbastanza comune fra i modellisti, non abbiamo preparato qua una lista dei modelli che possono essere utilizzati per comporre questo treno, perché è abbastanza lunga. Perché ci sono molte varianti, quindi molti articoli a disposizione, tutto quanto, quindi verrà tutto pubblicato sulla pagina del gruppo Treno Plastici d'Italia, quindi senza tutti potranno andare sbagliare. Diciamo che ti ci devi impegnare per sbagliare questa volta. niente, la composizione alla fine sarà quella che è conosciuta da tutti come il treno è sempre il treno. E allora qui tanti nella chat avevano già indovinato. Perché fissare quella Diego. Piccola composizione. Esatto, esatto, come dice Diego, è il classico treno che si vede all'inizio del film Il ragazzo di campagna. Esattamente. Che esattamente. Nonostante tutto ha delle piccole chicche quel treno là, per chi conosce bene i rotabili e tutto quanto, c'ha delle cose un po' particolari in composizione, per cui siamo dovuti scendere leggermente a compromessi, soprattutto su tre modelli. Mm-hmm. Vado subito a elencare brevemente la composizione, è un classico 345 vetri curvi, quindi ce ne stanno credo 25 a catalogo da Rocco, quindi penso che sia difficile. Vabbè. Non averne. Quello che potrebbe dare più problemi, dico tra virgolette, perché è il classico riscaldo VRZ dell'ACME, quindi proposto da loro in tre varianti, quindi sono tre articoli disponibili. Ci sono due carrozze 100 porte, classica 36-37 mila Rocco, anche se lì, a dire il vero, una in composizione, il treno vero, una 39 mila. Non esiste quella versione modellisticamente, quindi aggiriamo il problema e proponiamo 2-36-37 mila, vanno benissimo e tanti saluti. L'amico Andrea ci proporrà in scala N, quindi benissimo, perfetto, abbiamo varianti. Quindi. Andrea abile arrotolato, come si dice apposta. Ottimo. Bravo Andrea, bravo, bravissimo. Proseguo, poi altra piccolo compromesso è il bagagliaio a due assi, un DUI, nel film è un 92.000, nel modello modellisticamente è stato prodotto solo artigianalmente da Scaini, non penso, neanche io ce l'ho, quindi non penso qualcuno ce l'abbia, forse Francesco. E niente, quindi opteremo per il classico 90.000 sempre proposto da ACME in varie versioni e accodato, come spesso si usava all'epoca, oltre questo era il classico treno, il treno in composizione, accodato c'era il classico postale, quindi un UI o UIZ, tanto all'epoca si stava a cavallo della doppia marcatura, quindi non è un problema, è okay. È un tipo 1960, è un bagagliaio UIZ 1964 tipo 1450, non prodotto da nessuno, faremo con un 1400 prodotto da Rivarossi in tre articoli differenti, sia vecchia Rivarossi che Orbi, quindi non ci sono problemi. Ecco. Tanto la differenza sta in un piccolo finestrino. certificati top Ecco qua, grazie Francesco per il simpatico contributo.
di niente. Audio, video e quant'altro. Lo abbiamo doppiato noi, no? Volevamo prima doppiare Carlo, siamo riusciti a doppiare. Ho detto che conosciamo. Ma io te l'ho detto, conosciamo le battute a memoria, qual è il problema? Esatto. Ottimo, ottimo. Beh, insomma, una grande idea, perché è un treno bello che a tutti ricorda qualcosa che va oltre la ferrovia, e quindi insomma ci sta. Sì, sì. No, beh, come ti dicevo, ci siamo, bene o male, siamo cresciuti con quei film là, quindi ecco, certo. Sappiamo le battute a memoria, quindi... Assolutamente. Proporre il Monte Carlo Roma Tuscolana con Fantozzi attaccato dietro all'ultima carrozza mi sembrava un po' brutto, quindi... Esatto, sì, diciamo che rimaneva un po' di amaro in bocca invece con questo. Un po' difficile, con questo qui. Bravo, diciamo, Gino, dai, ottima scelta. Niente Fantozzi credo con mezzi propri quest'anno, mi spiace. Niente Fantozzi con mezzi propri quest'anno, no, mi spiace. Niente. Assolutamente, assolutamente. No, bene, allora ora immagino già gli appassionati che stanno guardando i propri elenchi dicendo sì, ce l'ho, ah, questa mi manca, vabbè, la compro domani. Quindi... Si trovano, poi non so, cioè, poi alla fin fine, come dice anche Francesco, non è quello tanto il problema, cioè, oddio, lo devo comprare, magari c'è un amico nel gruppo, ce l'hai un riscaldo, c'è una 100 porti in più, c'è un qualcosa, ci mettiamo insieme, facciamo il video. È stato fatto negli anni passati, non sarà, credo, non sarà la prima, non sarà nemmeno l'ultima volta questa. Assolutamente, è chiaro che, come dicevamo prima, l'unione fa la forza, e questo hobby è fatto anche di condivisione e di collaborazione fra appassionati, quindi assolutamente. Però magari qualcuno cerca di farsi un regalo, può essere il momento giusto, no? Dice, mi volevo comprare un modello, finalmente l'ho fatto. Vedi. È colpa di Tito. Sentiamo, Carlo vuole fare un intervento, vediamo cosa ci dice. Io a proposito di questo convoglio, tempo fa avevo visto, se non ricordo male, forse a Verona, su un plastico modulare, la riproduzione della scena in scala con tutti i contadini seduti in mezzo alla campagna a fianco a una linea ferroviaria a binario unico. Esatto. Ho ritrovato delle fotografie, ho rivisto questa inquadratura, ma non sono riuscito più a capire di quale plastico si tratta. Se magari qualcuno ci dà questa dritta, magari lo possiamo invitare a partecipare, ecco, così già se lo trova, si trova già l'inquadratura è già pronta. Beh, la migliore scena in assoluto, esatto, di questi transiti. Ecco, ma per gli appassionati chiedete, oltre alla composizione, anche i campagnoli seduti sulla linea? No, assolutamente no, assolutamente no. Poi, se qualcuno vuole rifare la scena, ben venga, per carità, anzi, sempre motivo, certo, di quel qualcosa in più che dà anche spirito all'iniziativa. Certamente. Beh, direi che di carne al fuoco ce n'è, perché adesso bisogna iniziare a pensare come fare, dove metterlo, come lo inquadro. E quindi sicuramente sarà una bella composizione, interessante da vedere, sperando anche che ci venga detto da qualcuno del pubblico dove di chi era questo plastico con la scena del film riprodotta. Quindi magari, se non riesce nell'immediato della diretta, potrà scriverlo nei commenti anche i prossimi giorni. Insomma, l'importante è che l'informazione ci arrivi, perché potrebbe essere interessante per gli amici di Treno Plastici d'Italia. Volevo, scusa Sergio, volevo aggiungere una cosa, anche sul, naturalmente, oltre ai modelli e tutto quanto, nella pagina verrà indicata anche l'esatta disposizione dei vari rotabili che compongono il convoglio, perché naturalmente vanno tutti orientati nella stessa maniera, visto che molti rotabili, partendo dal 345, il carro riscaldo, il postale, il bagagliaio, hanno degli elementi, non sono simmetrici nella fiancata, quindi vanno tutti orientati secondo la composizione presente nel film. Quindi indicheremo anche, magari facendo riferimento a dei particolari, come magari
nel 345 la ventola presente sul tetto, nel carro riscaldo il portellone. Certamente, beh, questi sono dettagli che fanno... bagagliai, cioè, sì, danno la coerenza. E qui abbiamo subito l'intervento del nostro amico Matteo che ci comunica già un candidato ad aver realizzato quella scena, i ragazzi del GMAV, che probabilmente sì, potrebbero essere loro, sì. Voi conoscete, ecco, quindi abbiamo già un'indicazione. Grazie Matteo per questa informazione. E ci scrive anche Giuseppe un suggerimento decisamente interessante. Magari potrebbe anche perché... far pubblicizzare a Pozzetto, chissà. Magari, anche perché si sa che lui è un appassionato di treni. Ah, quindi diciamo che si cade in piedi, no? Eh? Sì, sì. Poi ha utilizzato, come diciamo... Gianico, speriamo che possa essere uno sponsor interessante per questa magari. Iniziativa. No, diciamo sponsor come a costo zero, chiaramente, lo ribadiamo. Vabbè, so che anche ultimamente ha fatto anche una pubblicità ai nuovi treni Caravaggio delle Ferrovie Nord utilizzando proprio la battuta presente nella scena del film. So, una cosa andata, certo. Non penso l'anno scorso, una cosa del genere, o un paio d'anni fa. Certo, è vero. Quindi è persona vicino all'ambiente. Mm-hmm. E abbiamo anche un intervento di Maurizio, che saluto innanzitutto, chiede delle date perché non è riuscito a seguirci dall'inizio. Possiamo ripetere un attimo le date che per il momento però, ricordo, sono ancora indicative, non definitive, però insomma danno già un'idea di quello che potrebbe essere il calendario per questa iniziativa del 2023. Ricordiamo un attimo le date, si parlava del 15 ottobre, ricordo bene. Sì, diciamo che a grandi linee ancora non sono state definite appieno, ma diciamo metà ottobre per quanto riguarda l'iscrizione e metà novembre la consegna dei video. Così almeno ci lascia il tempo, il fine novembre, la prima settimana di dicembre, di organizzare un attimo la scaletta, perché come hanno già ripetuto il classico, seguirà il treno seguirà un itinerario, quest'anno mi pare certo. Da nord a sud, e quindi andrà, tutti i plastici verranno comunque sia posizionati, localizzati, anzi geolocalizzati come si dice ora, e andranno poi messi in scaletta, quindi magari il mio plastico che sta in Umbria non verrà messo, se va da nord a sud dovrà essere messo prima di un plastico magari di Roma e non dopo. Diamo un itinerario logico al convoglio, ecco. Assolutamente. Va bene, quindi abbiamo svelato questo grande mistero che già da inizio serata aleggiava avanti e indietro, ma finalmente è sbucato dal tunnel, sebbene quel treno probabilmente di tunnel non ne ha visti, ma diciamo il tunnel virtuale del mistero. Ecco qua però facciamo una precisazione, Maurizio chiedeva un'altra cosa, mi riferivo al tempo dei filmati, quindi la durata, lui vorrebbe sapere di ciascun filmato. Vi aspettate da ciascun appassionato? Di media si può andare dai 3, 4, 5 minuti, ecco, poi dipende anche dal plastico. Certamente. Di solito si chiede sempre di non fare video eccessivamente lunghi, anche come diceva Francesco, e magari possono risultare ripetitivi o okay. Certo, piccole eccezioni possono essere fatti magari per impianti grandi, prendi, che so, adesso mi viene in mente quello che ho nominato prima, quello di Riccardo Alberoni, che comunque sia è un plasticone abbastanza impegnativo e grande, quindi magari c'è bisogno di quel minuto in più, ecco, però assolutamente la butto là, ho fatto un nome come poteva essere un altro, quindi ecco, magari sono il plastico, magari da dove inizia il viaggio, diciamo, magari può essere un po' più lungo, magari perché uno può fare delle manovre di composizione del treno, ecco. Certo, diciamo, poi quelle sono cose che vanno valutate. Ciascuno ha proprio estro, poi sarete voi dover in qualche modo tagliare e cucire, rendendo il lavoro sempre più lungo e faticoso. Diciamo che quando ci arrivano i video sono già belli e pronti, quindi ecco, basta fare la scheda. Però comunque sia vanno sempre visionati, per vedere se c'è magari, che ne so, una carrozza fuori posto, oppure tante volte ci capita anche che magari la composizione abbiano avuto i rotabili scambiati di posto e quindi va assolutamente rifatto il video, ecco, certo, oppure assolutamente sì.
lo striscione non è collocato nel posto giusto, ecco. Diciamo, sono sì, quelle, sì, sì, il piccolo controllo qualità va sempre fatto, ecco. Certo, certo, su questo non c'è dubbio. E l'amico Diego fa anche un ringraziamento pubblico al nostro plasticista Riccardo Alberoni e dice che è grazie a lui che ha scoperto l'iniziativa del TPI, quindi grazie a Diego di essere nel giro e grazie a Riccardo per averlo chiaramente fatto entrare nel giro, questo è doveroso. Che... No, l'ho sentito anche pochi giorni fa, stava passi in miglioramento, quindi dai, speriamo bene. Auguriamogli tutto il meglio per tornare presto in piena attività, 100%. Ottimo. Perfetto. Bene, dai Tito, direi che hai dato tu la notizia bomba, quella che tutti si aspettavano, ma sono sicuro che... Ma nessuno anche... aveva il coraggio di dire. Ma sono sicuro comunque che anche gli altri interventi, benché non sono stati l'annuncio del treno a te riservato, hanno suscitato interesse, perché capire cosa c'è dietro le quinte ad un'organizzazione del genere è sempre interessante. No, diciamo tanto più che... quando si può parlare direttamente con gli autori, quindi è il momento migliore di incontro. No, quest'anno poi, come diceva Mario, non c'è stato assolutamente motivo di sia di discussione, di votazione, ok, cioè è stato neanche le... quasi neanche la seconda e la terza proposta è stata ascoltata, quindi appena ho sparato no, facciamo un treno ragazzo in campagna, va benissimo, ok, ci sto, vabbè, cioè è andata proprio buona alla prima, la seconda è la big boy, no? Però vabbè, ma avrei altre due proposte, non ci interessano. Un plebiscito assoluto. Bene, bene, questo vuol dire che c'è grande passione, che c'è soprattutto una linea che vi unisce anche a livello di scelta e di insomma di gestione di questa attività. Più o meno è andata così. Più o meno è andata così. Arrivata la lista così. Ah, sì? Sì, sì, bene. Le altre proposte, bene, grazie, le faremo sapere, grazie. Sì, una cosa del genere. Bene, bene, allora direi che abbiamo capito tutti come funziona davvero. Vabbè, dai ragazzi, su due risate, perché ma dai, sì, bisogna anche un po' prendersi, non bisogna prendersi troppo sul serio con tutto. No, guai. Due risate gli poi ci stanno proprio bene. Come diceva quel famoso, mai prendere la vita sul serio, tanto non uscirai vivo. Esatto. Beh, poi oltretutto ringrazio doppiamente Francesco, che anziché andare a festeggiare il compleanno, questa sera è stato qua con noi, quindi o è una sua libera scelta, oppure insomma è... comunque da ringraziare, perché normalmente a quell'età lì si vanno a fare feste in giro. Questo non lo saprei. Alla mia età mi guardo Porta a Porta in TV anche la sera del mio compleanno, però alla tua età si va ancora a fare il ragazzino in giro, quindi voglio dire grazie per essere doppiamente, per essere stato qua con noi. Sono gli faremo arrivati... festa dal vivo. Ecco, quello è un altro discorso. Sono arrivati i momenti dei saluti, perché comunque la serata è volata e siamo già in diretta da un'ora e mezza, quindi stiamo un po' sforando su quelli che sono i tempi previsti, ma vedo che ci sono ancora tanti in diretta collegati, il pubblico segue, ma ahimè, come dicevo, il tempo è tiranno e bisogna salutarvi. Per questo mi auguro che sia stato per me sicuro, spero che sia stato così anche per voi, e immagino anche per il pubblico, perché altrimenti se ne sarebbe andato nel giro di poco, invece è rimasto numeroso e presente fino alla fine di questa serata. Io direi di fare una rapida carrellata, poi faccio entrare anche Salvatore, che per questione di spazio ho tenuto un attimo da parte, ma ora poi faccio entrare anche lui. E niente, lascio la parola a Carlo per un saluto e a rotazione farò l'appello uno per uno affinché possiate salutare e vi metto fuori dal teatro, fuori dal cinema, temporaneamente, è chiaro. A te la parola, Carlo. No, allora, brevemente, io ringrazio intanto Sergio perché ci ha dato l'opportunità di far conoscere meglio questa iniziativa ormai decennale. E sono contento che ci siano stati tanti amici che ci hanno voluto seguire stasera, e hanno impreziosito con i loro commenti anche la trasmissione. Non mi voglio dilungare oltre, più avanti avremo modo
di fornire ulteriori informazioni relativamente al treno plastici. Certo. Chiunque abbia voglia di comunicare con noi, penso che sappia benissimo dove farlo, perché basta aprire Facebook e andare su uno dei nostri profili e ci può contattare tranquillamente per qualsiasi chiarimento. Detto ciò, io vi saluto e lascio la parola agli altri miei colleghi. Grazie ancora Sergio. Grazie a te per aver scelto Senti Chi Parla per questa grande serata, per questo annuncio. Chissà che non sia la prima di una lunga serie, dai. Esatto, stavo proprio per dirlo, spero che non sia l'unica, quindi vi terrò presente sicuramente anche per la stagione 4, che ho tutte le intenzioni di continuare a fare, quindi sicuramente un arrivederci, ok? Benissimo, grazie, ciao a tutti, grazie pubblico. Ciao, ciao Carlo, grazie a te. Passo la parola a Mario De Prisco, che anche lui purtroppo ho dovuto mettere un po' da parte come altri, ma la tecnologia ci ha costretto dei limiti di comparsa. Mi rendo perfettamente conto, come penso anche gli altri, che non possiamo superare i limiti della tecnologia. Certo. E scusate per la mia voce, che un raffreddore ci mancherebbe, sono cose di stagione. Veramente cose di stagione. Comunque, un caro saluto a tutti quanti e vi aspettiamo numerosi. Senz'altro, io sono convinto che avrete un bel successo come tutti gli altri anni e magari qualcosina in più, sperando che questa serata abbia fatto pubblicità ancora di più, se ne avete bisogno, perché siete già noti, ma insomma è stato senz'altro interessante, grazie del tuo contributo e del tuo tempo. Lascio allora la parola a Marcello, vado in ordine di scaletta, voi se avete preferenze. Beh, quindi un saluto anche a te, grazie Marcello. Un saluto, ho visto ci sono un sacco di miei amici che hanno commentato, quindi penso che il prossimo anno andremo ancora meglio dell'anno scorso, perché per noi l'obiettivo fondamentale è sempre di migliorarci anno dopo anno. Sono sicuro. Quello, e poi un saluto a tutti e un abbraccio forte a tutti. Grazie mille altrettanto e ci rivediamo nella prossima stagione di Senti Chi Parla. Ciao. Ok, ciao Marcello, grazie ancora. Ciao. E passo la parola al festeggiato Francesco, che in ordine di scaletta ci ha parlato dei risultati di questa bella iniziativa, e ti ringrazio per il tuo contributo. Ma io ringrazio voi, diciamo che il mio contributo è sempre minimo insomma. Il lavoro si ottiene tutti insieme, ecco, insomma, cioè il buon lavoro si ottiene tutti, ecco, ma anche e soprattutto delle persone che partecipano alla manifestazione, perché questo va detto, insomma, cioè il risultato naturalmente lo raggiungiamo tutti del comitato, questo è naturale, però anche le persone che continuano a partecipare, il contributo è veramente moltissimo. Io comunque vi ringrazio tutti, colleghi e pubblico a casa, anche per gli auguri, nel senso, cioè, vi ringrazio comunque moltissimo e partecipate numerosi a questa manifestazione e alle prossime. Sicuramente vedrai che faranno così, ne sono sicuro. Che io devo tormentare Tito con le CUL Vita Natural Durante. Ok, avrai senz'altro occasione, non ho dubbi. Va bene Francesco, ti ringrazio, allora ancora tanti auguri e ci vediamo presto magari sugli schermi del Treno Club Savona, quindi certo, non ci perdiamo di vista. Grazie. Grazie, mi approfitto solo un attimo, soltanto una cosa, perdonatemi. Questo sabato pomeriggio a Savona ci sarà un'importante manifestazione per ricordare Gianfranco Ferro, tutta la sua vita di appassionato ferromodellista e di cultore della trazione trifase, presentando il suo libro. Mi rendo conto che è uno spottone, però è giusto, anzi sono contento che tu l'abbia detto. No. Una bravissima persona, un grande appassionato che purtroppo è venuto a mancare, come avete saputo purtroppo. Scusate per questo spottone, però no, anzi sono felice che tu l'abbia fatto, perché è senz'altro una cosa bella che è giusto dire, quindi ti ringrazio anzi di questo extra. Prego. Buonanotte a tutti.
Grazie altrettanto, ciao Francesco. E beh, allora, per scaletta, ovviamente tocca all'amico Salvatore. Sì, Sergio, io ovviamente non posso che ringraziare tutti gli amici che sono intervenuti alla serata e te, ovviamente, per questa splendida vetrina che hai messo a disposizione del Treno Plastici d'Italia. Un saluto veramente a tutti. Mi preme tranquillizzare l'amico Salvo Vecchio che mi ha scritto sulla possibilità di reperire le carrozze. Tranquillo Salvo, le carrozze ci saranno e anche quest'anno il TPI passerà sul plastico di Boscarino. E niente, quindi ringrazio ancora tutti, un saluto a tutti e buonanotte. Grazie a te per il tuo contributo e sono convinto ci rivedremo nella prossima stagione per un aggiornamento del Treno Plastici d'Italia 2024. Vedremo chi sarà ad annunciare il treno dell'anno. Grazie mille Salvatore. Grazie a te. E ovviamente, ultimo non per importanza, abbiamo l'amico Tito, che è stato il detentore del mistero fino all'ultimo minuto e che ha svelato a tutti quanti cosa sarà in circolazione sul Treno Plastici d'Italia 2023. Questo grosso mistero misterioso. Esatto. No. Anch'io naturalmente mi accodo come coda a tutti, ringraziando i presenti, ecco, per chi già partecipa, per chi magari vorrà partecipare quest'anno, magari stimolato sia dalla pubblicità che ci hai fatto ospitandoci nella tua trasmissione, sia magari anche dal convoglio in sé, perché magari incuriositi o come magari come me, un pochino che questo treno ce l'avevano in memoria, comunque sia stato un ricordo, insomma, è un ricordo piacevole dell'infanzia, insomma, ecco, se ancora andiamo in giro vedendole, come dicevo prima, ci ricordiamo le battute, quindi... Sì, assolutamente sì, un treno a cui siamo tutti affezionati. E anzi, l'amico Diego reclama un premio avendo indovinato il treno di quest'anno, quindi non so se glielo vuoi portare tu direttamente a casa. Allora, ti rubo un attimo un secondo dicendo che adesso in diretta c'è qualche amico che... sa cosa vuol dire fare le lotterie con me quando vinci dei premi, se qualcuno glielo vuole spiegare non so poi se sarà tanto felice di vincere qualche premio, che magari si trova un corriere che gli suona a casa con uno scatolone pieno di modelli. Però... Beh, quella è sempre, se sono modelli sono cose gradite, ci mancherebbe. Sì, naturalmente con la fattura da pagare poi. Beh, questo è ovvio, non regalo, no, a parte sì, magari come ha vinto la possibilità di partecipare al TP. Ha vinto la possibilità, esatto, è già iscritto d'ufficio. È già iscritto d'ufficio, hai vinto l'iscrizione al TP. Esatto. Non ti puoi più ritirare, oramai no, devi assolutamente, no, è vietato dal regolamento. Il regolamento non lo consente. Il regolamento non lo consente. Citando altri famosi altra film. Altra citazione, esatto. Potremmo andare avanti tutta la sera a citare film. No, perché se ne vado in terza nella sua carrozza vedrà che starà benissimo. No, va bene, no, Tito, dai, ti ringrazio. Grazie a tutti, buona serata, grazie Sergio. Grazie poi, a voi. Poi ci mettiamo d'accordo per il bonifico. Ci mancherebbe, anzi, sottolineo che siamo tutti appassionati, non a scopo di lucro, quindi no, assolutamente. Siamo proprio veramente genuini e siamo veri fatti così. Quindi. Io sono a scopo di lucro solo in orari di negozio, come si dice. Perfetto, allora va bene, bisogna pure campare, non si può. Però sempre va bene, da appassionati. Allora, assolutamente. Va bene. Ti saluto. Grazie mille a tutti, a ciao, buonanotte. Ciao. Grazie. Bene ragazzi, è stata una serata scoppiettante anche questa, avete visto quanti ospiti, quante persone, quanti interventi abbiamo ottenuto in questa ora e mezza ricca proprio di informazioni. E poi, che cosa vogliamo di più? Abbiamo avuto in anteprima la composizione del Treno Plastici d'Italia 2023. Quindi anche questa sera il web talk show Senti Chi Parla ha raggiunto un piccolo obiettivo, no? Ha avuto un'altra piccola monetina nel salvadanaio per poter raccontare di aver raccontato agli appassionati qualcosa di nuovo, qualcosa di inedito, veramente uno scoop interessante. Io vi ringrazio tutti quanti ovviamente per essere stati con noi fino a quest'ora, vi do appuntamento
alla prossima puntata, che sarà il mese prossimo, ovviamente, intorno alla metà, fine maggio. Non vi svelo chi sarà l'ospite della prossima puntata, ma lo scoprirete voi stessi quando pubblicherò le locandine, dove ovviamente indicherò l'argomento che avrò scelto per la serata. Vi ricordo ancora una volta, e lo faccio sempre, di iscrivervi alla pagina YouTube di Senti chi parla, è gratuito. I numeri portano numeri, quindi mi raccomando, più siamo e meglio è, così la visibilità è importante nei social. Vi ringrazio ancora tutti quanti, mi raccomando, fate i bravi, domani è venerdì, il weekend si avvicina e poi io avrò un viaggio da raccontarvi. Potrete seguire le mie dirette giorno per giorno al di là dell'oceano, ma di questo parleremo più avanti. Un saluto a tutti, buona serata e mi raccomando, operativi. Ciao ragazzi!